poi c'era la lira valeva molto, adesso c'è questo cavolo di euro che ci guadagnano solo i negozianti, e noi non ci guadagniamo un cazzo, gli operai non guadagnano un cazzo, l'Europa Unita, un cazzo, ancora siamo nel debito. E a Londra fai 12 ore e lavori bene, lavori, ti pagano neanche una sterlina in meno, tutto calcolato, tutto giusto. Qua fai 12 ore, se le fai, e non ti danno, ti danno di meno, perché poi ci sono di ti prendono di qua, ti prendono di là, di lì, di su, di giù, non ti guadagno il caso. E adesso si è ritirata la Londra. L'Europa Unita si è tolta, adesso lì devi avere in mano un contratto, se c'è il contratto di lavoro ti lasciano stare, se non hai il contratto c'è un casino, però lavorare si lavora bene, un magazziniere mette a posto gli scaffali, lavori bene. Sì, è difficile che sei in mezzo alla strada, capisci? Poi là non guardano l'età, quanti anni hai, quanti lì ti fanno lavorare, invece qua vanno dietro l'età, quelli che c'hanno 40 anni come me non ti prendono. Alla fine io mi sono stufato, me ne sono andato là. Allora, è l'unico, perché adesso ci sono un sacco di italiani che sono andati là a Londra, perché qua non c'è più niente, il futuro non esiste più, non ti lasciano fare niente, le fabbriche hanno chiuso, chiuso tutto, quando puntano sull'estero qua non ti rimane più. Quello è il male. Te stai studiando. Ingegneria meccanica. Eh sì, poi una volta fatto quello, ti conviene andare all'estero, no qua non trovi più niente. C'è un ingegnere là, a Londra, che fa le case, costruisce, qua non c'è niente, era rimasto qua per un po'. Poi lui c'aveva già l'appoggio, c'aveva il padre che era là, che lavora là, proprio di nuovo. Sì, perché qua lui va avanti, uno spende tanti soldi per studiare, per fare, per sta a casa, per prima di trovare lavoro. Mario!